Benvenuti a Si Viaggiare. Questa settimana vi portiamo in Campania, in provincia di Salerno, alle porte del Parco Nazionale del Cilento, a Castelcivita, un borgo medievale arroccato sulla roccia come una fortezza, dominato dalla Torre Angioina, e alle sue grotte, chiamate anche Grotte di Spartaco, che si estendono nel massiccio dei Monti Alburni, uno dei complessi speleologici più grandi dell'Italia meridionale. Un percorso turistico ricco di magia. Enzo Calise. Strettoie, cunicoli, formazioni calcaree di mille colori. E improvvisamente ampie sale come cattedrali della natura, le ombre come affreschi che raccontano il passato. Secondo la leggenda, qui nelle grotte di Castelcivita trovò rifugio Spartacus, il gladiatore ribelle sconfitto dai romani proprio in questa zona. Soltanto una leggenda, ma che, tra ricostruzioni fantasiose e racconti romanzati, ha cresciuto nel tempo la curiosità per questo sito naturalistico. Una storia che comincia 200.000 anni fa. Sì, diciamo che più o meno è questa l'età, fino a giorni nostri, della formazione di questa cavità. Interessa naturalmente il massiccio carbonatico dei Monti Alburni, il fenomeno è il carsismo. Ci sono tutta una serie di cavità che vanno ad alimentare il processo di erosione chimica di queste acque, che sono aggressive naturalmente perché sono acide e quindi provocano la dissoluzione del carbonato di calcio, che poi riprecipita e forma queste concrezioni che noi vediamo. A quando risalgono le prime tracce dell'uomo in queste cavità? Più o meno sui 35.000 anni fa. 40.000 i turisti che ogni anno visitano Castelcivita, alla scoperta di un fascino rimasto immutato nei secoli, alla scoperta di un mondo nascosto dove la fantasia trova lo spazio per viaggiare. Ed è così che dalle ombre appare un coccodrillo far capolino tra le rocce nella sala che gli è stata dedicata. Poco più avanti, le curiose forme che ricordano ortaggi. Ed ecco la pagoda. Lì, accanto, la Madonna con il Bambino. Un percorso di circa 1 chilometro e 200 metri, quello turistico, dove la temperatura è costantemente intorno ai 18 gradi. Ma sono tre gli itinerari che si addentrano sempre più profondamente nelle cavità carsiche della montagna. Alcuni tratti sono percorribili solo da speleologi esperti. Noi l'abbiamo chiamato geoesperienza proprio perché il turista, quando entra, ha proprio l'esperienza di vivere nella grotta, di toccarla, di assaporare tutto ciò che è la natura della grotta stessa. Ma Castelcivita non vuol dire solo grotte. Natura, panorami mozzafiato ed una millenaria cultura agroalimentare ne fanno una delle località più affascinanti del Cilento. I turisti vengono a visitare anche il borgo di Castelcivita, dove c'è un museo della civiltà contadina all'interno della Torre Angioina. Castelcivita